in bocca al lupo. Mi sento un po' più pesante adesso. Beh, innanzitutto volevo ringraziare il Presidente Gianni Togli di essere qua oggi e tutti voi, assessori, qua per la città di Bordighera. 5 anni fa il progetto Bordighera si lanciò in questa impresa e qui vorrei un attimo fare un ringraziamento personale, particolare, a colui che 5 anni fa ci guidò e che a me personalmente ancora mi dà un grandissimo mano, che è Walter Torassi. Anni fa, quando ci siamo candidati, al centro delle nostre idee, dei nostri progetti c'era Bordighera, quindi lavorare per Bordighera. In 5 anni abbiamo fatto molto, c'è molto da fare. Da architetto il progetto si divide in diverse fasi. Quando abbiamo incominciato c'erano studi di fattibilità, quindi avevamo delle idee e abbiamo cominciato a metterle in campo. Ora siamo arrivati ad un punto molto importante. Il punto importante è quello che stiamo per entrare nella fase esecutiva. E quando un professionista entra nella fase esecutiva deve avere la capacità di capire se ha tutte le competenze per raggiungere il massimo dell'obiettivo per chi? In nostro caso il cliente è la città. Bene, secondo me in questo preciso momento le competenze servono e servono in maniera importante e servono proprio dove? Servono in quella collaborazione che ho trovato in 3 anni con Regione Liguria, con gli assessori che sono qua seduti e col Presidente. Perché chi governa non deve governare per se stesso, ma deve pensare che rappresenta una città. Anche tutti coloro che non ti hanno votato, perché la responsabilità più grande è rappresentare tutta una città e lavorare con una prospettiva che non sia di un mandato di 5 anni o di fare le cose soltanto per soddisfare del minuto la gente. Ma bisogna creare i presupposti che questi lavori possano avere prospettive di 10-15 anni. Questo vuol dire amministrare. Perché se ci fermiamo soltanto ad accontentare la piccola cosa, alla fine si perde l'obiettivo principale, vale a dire la città e il rilancio della stessa. Io devo dire che questi 3 anni sono stati per me molto importanti, perché 5 anni fa quando ho incominciato non conoscevo nulla di amministrazione. Sono stati 2 anni di formazione importante, è vero, Sonia, io ho vissuto in comune, la città mi ha visto poco, perché comunque sia ritengo che per poter capire e per poter operare bene bisogna studiare. Non si può pensare che sia un lavoro, quello del sindaco, a tempo limitato, è un tempo totale, completo. Presidente ha ragione, abbiamo delle responsabilità enormi. Bravo. Il sindaco oggi ha delle responsabilità enormi, di ogni natura. Se uno sapesse esattamente, con la coscienza di adesso dovrei dire non lo faccio più. E in realtà invece no, perché la sfida è con se stessi, è quello di cercare di chiudere e portare avanti i progetti sempre e soltanto per Bordighera, lasciando perdere, e concordo con Chicco, individualismi sciocchi e che non portano a nulla, se non soltanto a divisione, come è successo, quando invece bisogna essere uniti, perché si lavora per una città. Quindi io ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, ringrazio tutti quanti perché so che lavoreranno sempre e soltanto per Bordighera. So che avrò vicino persone che oltre che aiutarmi mi consiglieranno. Mi farò vedere di più, perché questo secondo mandato è il secondo mandato dove appunto si raccolgono i frutti. Ma soprattutto questo secondo mandato è quello che deve creare i presupposti per quello dopo e per quello dopo ancora. Perché quando un modello funziona, deve funzionare sempre in ogni minuto. E quindi bisogna lavorare di nuovo questi 5 anni, per i prossimi 5, per i prossimi 10, per i prossimi 15. Grazie a tutti.